Ma credo che sia la forza di questo mestiere. Se tu provi l'emozione, vuol dire che questo mestiere ti piace, hai rispetto per chi è lì che ti vede, è la giusta dimensione. Il momento in cui sei disinteressato o ti ritieni di sopra, fai l'errore. Io mi emoziono ogni volta prima di entrare, soffio così, e dopodiché appena entro... Sono nel mio habitat naturale. Allora, io ho detto ieri alle prove ci siamo incontrate, ci siamo salutate, hai fatto le prove e io ti trovo, cioè fisicamente sei sempre uguale, ma è possibile che tu non cambi mai, non prendi... Perché sono piccola. Ma che piccola, ma insomma non ingrassi, fisicamente sei tale e quale. No, mi curo, io mi curo cioè, nel che senso... fai? Niente, mangio delle cose giuste, cerco di mangiare delle cose giuste, cerco di, quando posso, camminare e fare delle cose, però non sono poi così fanatica, nel senso, credo che forse sia anche una componente mia, proprio fisiologica. Sei proprio sì, così. Tua mamma era così come te? No, mamma era cicciotta, ma io c'è stato un periodo che ero cicciotta pure io. Però poi dopo ho perduto i chili, non li ho più recuperati, ho cercato di tenermi così sulla giusta dimensione. Complimenti, grazie. Devo fare i complimenti, guarda. Che periodo è, che momento è della tua vita? Perché noi siamo qua per festeggiarti. 60 anni di carriera, Rita. 60 anni. È una vita, eh? Una vita, una vita. Ho iniziato che avevo 17 anni. Venivo dalle balere, non avrei mai immaginato di incontrare sulla mia strada Antonello Falqui, Lina Bermüller, e da un giorno all'altro per me la vita è diventata veramente una favola. Quando mi chiedono, ma come non hai perduto la testa? Perché improvvisamente sono andata in Francia, in Germania, in America. Ma come sei arrivata lì? Cioè, sono arrivata, ho vinto la festa degli sconosciuti che faceva mio marito, che ancora non era mio marito, e... Praticamente la formula era togliamo via la S che diventano conosciute. Dopo sono usciti un sacco di personaggi, Shel Shapiro, i Rocks. E allora io ho partecipato, anzi mio padre mi ha iscritto a questo... Io sono andata, ho fatto questo provino. Ma era già ad Ariccia? Dove era sono venuta Ariccia. Io tanti sì, anni sì, fa? Sì, ad Ariccia. Ah, tu sei arrivata lì? Sono arrivata lì, io non conoscevo neanche Roma, era la prima volta che mi muovevo da Torino. E sono arrivata sui Castelli Romani dove lui faceva questa manifestazione. Il vincitore aveva un disco per la RCA e io ho vinto e fece la partita di pallone. Mi vide Antonello Falqui e mi volle a Studio 1 e la mia vita proprio Cenerentola improvvisamente sulla carrozza principessa. Nel giro di pochi mesi? Ma pochi mesi, io a marzo, io ho iniziato alla fine di novembre, primi di dicembre Studio 1, io a marzo avevo venduto 1 milione di copie di Con me te non c'è nessuno. Cioè è stato un evolversi. Ma tu, insomma, figlia di una famiglia normale, figlia di operai, ma alla tutto Fiat. Questo successo così improvviso non ti ha destabilizzato? Quello che mi hanno sempre chiesto, io ho sempre vissuto di un'adrenalina personale, non c'ho bisogno di sostanze, perché devo fremare. Sei di tuo così. C'ho già troppo di mio. Cioè sei sempre stata così. Sempre stata così.